Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati alla 23esima puntata di Biz Boom, sesto network. Ci stiamo avvicinando all'estate con tutte queste belle puntate. Siamo a 23, Francesco, buongiorno. 23 puntate meravigliose. Oggi è giovedì 11 giugno e siamo pronti, sì, a raccontarvi anche questa mattinata di Biblio Boom. Ma però due parole su un'estate che stiamo aspettando in maniera impaziente, ma che non arriva, Elios. Abbiamo visto tempo uggioso, abbiamo sentito scroscio dell'acqua e abbiamo raccontato, ma forse è anche positivo il fatto di stare in casa, perché comunque ancora un po' in casa lo siamo, e essere accompagnati dal tempo e da queste temperature che non sono della media del mese. No, è vero, adesso che in teoria si potrebbe uscire un po' queste giornate, è vero che a me piace dire uggioso, è un termine che mi fa impazzire, però insomma anche basta, dai, se magari qualche giornata di sole in più non ci farebbe schifo, qualche gita in giro, al lago, al mare, stando sempre attenti, però... Siamo fiduciosi. Sono capitate delle cose in questa settimana che andremo poi a raccontare, tipo per esempio la chiusura della scuola, ma questo però fra un po'. Invece no, la cosa che mi fa ridere, sorridere, mi fa star bene è che siamo alla 23esima puntata di Biblio Boom. Ma cosa ci siamo detti in queste 23 ore di diretta? 23 passa, perché abbiamo sempre esagerato, Elios. In realtà 23 sarebbe un'utopia, perché comunque arriviamo sempre lunghi e sicuramente sono più di 23 ore. Però dai, 23 puntate di cose ne abbiamo consigliate. E poi l'aspetto proprio bello che mi fa piacere di questa trasmissione è che in tanti poi ci chiedono consigli, ci chiedono di ripetere che cosa abbiamo consigliato, che siano libri, che siano film, che siano musica, ma un po' di gente a me l'ha chiesto. E colgo l'occasione anche per dire a tutti i nostri amici che se vogliono possono andare sul sito di Sesto Network e riascoltare tutte le puntate o quelle che desiderano, quelle che hanno voglia, in podcast. Sì, è proprio così, il podcast è fantastico proprio perché si può riascoltare le puntate. Ma noi abbiamo una novità: siccome da settimana scorsa andiamo solo in onda in diretta il giovedì, il martedì e il venerdì, che erano le nostre giornate di diretta in questo periodo di lockdown, andranno delle repliche con la musica. Perciò ragazzi, se volete potete veramente approfittare di questa meravigliosa opportunità, riascoltare Biblio Boom, i consigli, i personaggi che hanno dato, che daranno il contributo per promuovere la lettura e per stimolare a fare delle cose e rispetto alle attività che una biblioteca può garantire e offrire, un settore cultura, una biblioteca. Certo. Adesso mentre parlavi, Fra, mi veniva in mente una cosa: tutte le parole che probabilmente non sapevamo neanche esistessero, che sono uscite in questo periodo di chiusura in casa, tipo lockdown, questa parola che hai tirato fuori un minuto fa, il lockdown, movida. No, ma devo dire la verità, lockdown, se l'avessi detta prima, look, che vuol dire chiuso, down, chiuso, cioè, però lockdown è un'altra cosa, o sarà qualche accento inglese pazzesco, però boh, non te lo so dire. È stato un periodo storico che adesso iniziamo a metterci un po' alle spalle, perché veramente l'augurio è quello di poter ricominciare con prudenza, con pazienza, ma ricominciare ad essere quelli che eravamo, un po' più socievoli, un po' più amici e non solo dietro uno schermo.
che anche questa cosa ci ha resi felici, perché quante ne abbiamo combinate dietro lo schermo, dietro queste riunioni, questi modi di poter essere vicino agli altri, tutte le registrazioni che abbiamo inviato tramite Facebook, tutti i momenti di che abbiamo passati e te per la compilazione di quella che è stata Biblioboom in questo periodo, tutti questi modi, e grazie alla tecnologia ci siamo riusciti. Sì, è vero, perché se ripensiamo un po' a tutti quelli che sono intervenuti, che ci hanno dato una mano, sono tanti, oltre ai libri e ai film, alle canzoni, che chissà quante saranno, però anche tutti i ragazzi di Punto Zero, piuttosto che tutti i nostri amici che sono intervenuti alla trasmissione, sono veramente, veramente tanti. E bella, è stata proprio una bella esperienza che continuerà sempre con una puntata alla settimana, anche per i mesi prossimi, anche dopo l'estate. Dopo l'estate ci sarà, non lo so, una piccola interruzione per il mese d'agosto, ma poi ripartiamo alla grande, perché forse sicuramente le dirette andremo a farle nella nostra mitica radio di Sesto Network. Siamo felici perché questa cosa qua è a garanzia di un progetto partito da te, Elios, lo diciamo, accompagnato da tutta quella che è stata le mie piccole possibilità, però si è reso grande, si è reso importante, ed oggi ci richiedono sia in radio, ma soprattutto i nostri radioascoltatori che ci seguono e sono in tanti, Elios. Sì, è vero, oltre ai colleghi che ci ascoltano anche tanti amici, un po' anche col passaparola, qualcuno si è aggiunto, e qualcuno speriamo che si aggiungerà man mano andremo avanti. Lo diciamo perché noi qua a Biblioboom non facciamo altro che andare a scoprire piccole chicche, grandi chicche, immense chicche, che sono i consigli di persone che hanno vissuto l'esperienza legata al libro, legata a un film, legata a della musica, legata a delle esperienze culturali in città e fuori città. E abbiamo avuto ospiti a livello nazionale, abbiamo i collegamenti dall'estero, oggi ci sarà la nostra Barbara più tardi, perciò noi siamo felici di come è andata, perché ci abbiamo creduto, ma anche altri hanno creduto in noi. Sì, è vero. È proprio così, questa nuova esperienza continua a crescere, man mano che aumentiamo il numero delle puntate diventa sempre più bello, sempre più divertente. E niente, adesso sarebbe in teoria il momento di Erika, però c'è una novità per Erika, intanto che dici? Lanciamo una canzone, poi dopo ne parliamo. Vabbè, allora parliamo di Erika dopo. Ciao. Sesto Network, I'm Single Lady, c'è questa qua, Beyoncé, meravigliosa, Elios, cosa posso, che devo dirti, ti stai sempre più raffinando in quella che è la scaletta. Io so che però insieme a te questa scaletta la costruisce la mitica Anita che dà veramente un contributo giovanile a quelle che sono le nostre esigenze, soprattutto musicali, Elios. Sì, anche perché se penso alla prima puntata, ai cazziatoni, se si può dire così, che ci avevamo messo su musica anni 70, poi i miei consigli di Anita, dei tuoi figli, di Erika, dai, ci siamo un po' tirati fuori. Ci siamo tirati fuori. E adesso ci, come dire, godiamo di questi consigli. Anche questo è fare radio insieme. Allora, anticipavi prima il fatto che oggi abbiamo una assenza giustificatissima, perché in questo momento Erika è impegnatissima al lavoro e non riesce a collegarsi con noi, però ci ha delegato a dire che le attività della biblioteca sono, come dire, raccontate tutte sulla pagina Facebook, e la cosa che voleva, come dire, che emergesse di più in questo è la sesta puntata di In un mare di fari di Laura Pollastri, Grazia Nicoletti e del team della
la biblioteca dei ragazzi. Questa cosa qua dice che venerdì, vabbè, al di là che ci ha detto che ci sono un sacco di visualizzazioni rispetto ai video che stanno uscendo tutti i venerdì, e lo ricordiamo, è una un video racconto, e esce tutti i venerdì sulla pagina Facebook della biblioteca di Sesto San Giovanni, ma poi se volete rivedere le puntate potete farlo o sulla pagina Facebook o sulla pagina del comune di Sesto San Giovanni, sul portale. Sul portale c'è una pagina dedicata in un mare di fari. E poi questo programma, queste puntate sono seguitissime anche oltre oceano. Nell'ultima puntata la nostra amica Antonella diceva che anche lei da Londra le sta seguendo tutte, e vi fa i complimenti, vi fa, perché gli autori di questa cosa siete più che altro voi, Laura, Grazia, poi non... aiutami se dimentico qualcuno. No, abbiamo anche Paolo. Paolo che si occupa della grafica e dell'animazione. Io faccio la regia, ma la storia è di Laura, e Grazia e Laura hanno reso la storia, l'hanno tradotta e resa per l'animazione, per essere raccontata come video racconto. Un lavoro grosso, ma un lavoro che, come dire, ci fa sorridere, perché ci siamo, come tantissime altre cose che abbiamo fatto in questo periodo, ci siamo cimentati in quella che era il periodo di lockdown, perciò proporre, fare delle proposte ai nostri utenti, e una delle tante proposte è stata proprio questa qua, che è stata ben accolta e veramente sta riscuotendo un sacco di consensi, perciò di questo siamo contenti, perché poi veramente Erika fa un lavoro pazzesco rispetto a queste cose qua, fa della promozione, prepara i cartelloni, manda i post, prepara e pubblica, insomma tutte queste cose qua, grazie a lei che è la nostra responsabile della pagina Facebook della biblioteca, riusciamo veramente ad arrivare a tantissimi, riusciamo ad essere dappertutto. Sì, e poi Erika che soprattutto che non si fida di noi due e fa soltanto bene, ci ha lasciato la scaletta con le cose da dire, tra le quali c'è da ricordare anche un po' le modalità con cui si può accedere ancora alla biblioteca. Non è tutto come prima, ovviamente, ma si possono consegnare i libri lasciandoli in alcuni cestoni che sono al di fuori della porta della biblioteca, e per accedere e per prenotare dei libri o si fa autonomamente dal sito, oppure si può telefonare in biblioteca, dove i nostri colleghi risponderanno e aiuteranno i nostri utenti a fare le prenotazioni, e una volta che arriveranno i libri bisognerà prendere un appuntamento, verranno contattati per accedere alla biblioteca e ritirare il libro o film, quello che hanno prenotato. Allora Elio, sì, io volevo chiederti se era possibile, adesso mandiamo un altro brano, però è possibile fare un cambio di programma rispetto alla scaletta? Vorrei anticipare Anna, se per te non è un problema, perché anche lei è alle prese con il lavoro in biblioteca. E allora ma chiesto ma questa certo cosa. Sì. Ok, allora diretta. Facciamo così, mandiamo il prossimo brano, anche se avevo un sacco di cose da dire, ma dai, diciamoci le due cose. È finita la scuola! È una notizia meravigliosa. Oggi abbiamo ospite, abbiamo una voce che ci racconterà un po' la sensazione di questi giorni passati comunque in casa, ma senza il meraviglioso, fastidioso, fantastico collegamento con la classe per le lezioni online. Ciao Anita. Ciao Francesco, ciao Elio. Ciao. sì, è finita Francesco, lunedì abbiamo festeggiato, basta classroom, è vero Anita? Sì, che poi tanti diranno che le video lezioni, è vero, sono state un mezzo per comunicare davvero molto efficace, ma durante una video lezione succede qualunque cosa. Qualunque cosa. È un po' come la diretta di Video Boom, uguale.
Dai, raccontaci la cosa più bella, la cosa che più ti ha soddisfatto di queste video lezioni e la cosa che più ti ha fatto ridere, che ti è capitata, oh, d'altronde è stato il mezzo fortuito incrociato in questo periodo storico qua nella nostra vita. Beh, di certo la cosa più utile che a cui sono servite le video lezioni è stato anche mantenere un contatto con le maestre e con i nostri compagni. E poi invece la cosa più divertente è che secondo me, e credo che qualcuno l'abbia fatto, durante le video lezioni tu puoi fare qualunque cosa. Non voglio sapere che cosa, che sia chiaro. No. Assolutamente non vogliamo sapere. Ma allora, l'ultima domanda, poi Anita, sappiamo che sei impegnatissima per il lavoro che stai, perché stai già iniziando a fare i compiti delle vacanze, vero Anita? Allora, no, l'ultima domanda è, ma è stato utile questo periodo dal tuo punto di vista? Certo che se lo chiedi a noi, per noi è assolutamente sì, però dal tuo punto di vista, questi 4 mesi passati in questo modo, è stato un modo per tenere aperte le relazioni, stare insieme ai tuoi compagni, poter scambiare 2 chiacchiere con le insegnanti? Sì, certo, è stato utile, anche perché banalmente le cose, noi andavamo con le video lezioni, ma la maggior parte del tempo la passavamo a chiacchierare e a ridere, perché i concetti banali ci mandavano i video anche su Classroom, quindi era più per restare in relazione e relazionare con le maestre e con i nostri compagni. Bello. Allora, secondo me a settembre ci sarà da studiare un pelo in più, ma è stato anche bello questo periodo, non dal punto di vista del virus, ma dal punto di vista di tenervi insieme con questi strumenti. Allora, grazie Anita, come al solito, e grazie per la musica. Grazie per la musica che ci proponi. Elios, mandiamo il prossimo brano, che era quello che ci aveva consigliato Erika, giusto? Erika, certo. Non si è fatta sfuggire l'occasione. Rientriamo, Biblion Boom, Sesto Network. Oggi è 11 giugno, è un giovedì, settimana abbastanza barcollante rispetto al tempo. Le temperature medie del mese non si vedono, non si sa dove sono andate a nascondersi, però abbiamo una certezza, Elios. Eh sì, la nostra certezza oramai del nostro programma è una nostra cara collega, una nostra cara amica, ma buongiorno Anna. Ciao Anna. Ciao a tutti, grazie come al solito dell'accoglienza veramente strepitosa. No Anna, come sarà sempre meglio, perché per me tu sei un ospite fisso, ormai è ufficiale, perciò non so se ti impegniamo tantissimo, cioè nel senso che se penso a queste richieste ma soprattutto a come tu sviluppi questi contenuti, secondo me c'è tanto lavoro dietro, Anna, anche a prepararsi questo pizzico di intervento Biblio Boom. C'è lavoro da fare e la cosa più difficile è scegliere, perché quando hai 100 libri che ti piacciono, puoi sceglierne uno solo, un po' la sofferenza. Però quindi tu stai tranquilla, perché avremo da qui a tutto l'anno prossimo una serie di libri da consigliare, perciò va bene. Stai tranquilla, li porteremo proprio tutti. Anche okay. Perché tu, Anna, sei quella che ha più audience di tutti, diciamola così, nel senso che sei quella che i nostri ascoltatori ci chiedono i libri di Anna. Oramai questa è diventata la rubrica, ma quali libri ha consigliato Anna? Quindi basta, oramai sei spacciata, non potrai più liberarti di noi. Va bene, meno male che ho una libreria ben fornita, quindi sono tranquilla. Ma anche un bagaglio di libri letti abbastanza corposo, perciò noi rispetto a questa cosa andiamo sicuri. Infatti adesso con Elios abbiamo deciso di stare zitti e ascoltarti. Ah, ok, proprio così. Ok, allora oggi ho scelto La sovrana lettrice di Alan Bennett. È un libro molto bello, questo non lo devo dire.
Allora, avrete notato forse sia nella scelta dei libri, soprattutto nella scelta della musica, che io sono di gusti un po' british, un po' britannici. E ovviamente la regina Elisabetta, se uno è un po' british, è un mito assoluto, vista anche la durata, diciamo, del regno. E in questo romanzo Alan Bennett, cioè la protagonista è proprio la regina Elisabetta. C'è da dire una cosa, Alan Bennett ha scritto molte opere, per lo più teatrali, con molta ironia, quasi sarcasmo. La figura, secondo me, invece, in questo libro, la figura della regina Elisabetta, è trattata con grande simpatia, grande tenerezza. Il libro ovviamente è un libro umoristico, però secondo me ha dei risvolti anche particolari, di cui adesso parliamo. Allora, cosa succede? Una cosa molto semplice: la regina Elisabetta, mentre correva tra i cani nella sua reggia di Westminster, nel parco, si imbatte nella biblioteca circolante. Per chi non lo sapesse, aperta parentesi, biblioteca circolante, tra l'altro è molto diffusa nei paesi anglosassoni, è un semplice pulmino con cui il bibliotecario porta i libri a luoghi dove non c'è una sede fissa. Posso aprire e chiudere? Sì. Posso aprire e chiudere? Perché scusami, lo sai, è lì che rompo le scatole da quando ho iniziato a fare questo meraviglioso mestiere, questa fantastica professione, di avere una Pecar e andare a smarmellare libri nei quartieri della mia città. Lo sapete tutti, non dimenticatevela questo desiderio che prima della pensione voglio realizzare. Perdonami, Anna. Ah, in questo caso. Chiusa parentesi. In questo caso non è più una pecare, un pulmino, comunque va bene. La regina quindi entra incuriosita e più per rispetto nei confronti del bibliotecario con suo suddito che per vera desiderio di leggere, prende un libro in prestito. Inizia a leggere, è costretta a tornare perché deve restituire il libro, lo sa appunto, precisa giustamente la regina. E la regina scopre questo mondo a cui non aveva mai dedicato nessuna attenzione, si mette a leggere in una maniera, oserei dire, compulsiva. A un certo punto si rende conto di star facendo le cose un po' a casaccio, si ricorda di aver incontrato nella biblioteca circolante un suo sottoposto che da sguattero di cucina viene promosso a consulente letterario della regina e quindi la regina inizia a leggere. Sembra una cosa banale, ma in realtà impatta tantissimo su tutto il funzionamento delle attività istituzionali, innanzitutto perché la regina prima le faceva volentieri, adesso si scoccia e deve stare in carrozza a salutare con la mano perché intanto lei deve leggere e andare avanti con sto libro. Quando incontra i sudditi, invece che dirgli come sta, come va, gli chiede cosa ha letto, qual è l'ultimo libro che ha letto, questi rimangono basiti, sia i sudditi che gli ospiti alle cene internazionali, tipo l'ambasciatore l'abstract tutti. L'abstract che ci hai mandato è meraviglioso, veramente un riso. Quindi rimangono tutti, e quindi il primo ministro cerca in tutti i modi di ostacolare questa passione della regina. Una volta non le fa arrivare la cassa in un viaggio di rappresentanza, fa andare persa, diciamo, la cassa con i libri che la regina doveva leggere durante il viaggio, e la regina è scocciatissima. A un certo punto le fa sparire il consulente mentre lei è in un altro viaggio ufficiale, ma lei non demorde e continua. Secondo me esce da questa cosa perché la regina non può leggere come hobby, perché è un hobby privato, interiore. Quindi in questo caso viene fuori, secondo me, il potere eversivo della lettura, che è proprio quello, cioè una cosa che non condividi, una cosa apparentemente, diciamo, che è una crescita tua solo interiore, e per la regina non va bene. La regina dovrebbe giocare a cricket, dovrebbe andare a cavallo, a passeggio, a cavallo ormai sono un po' anziana, però insomma, comunque fare delle cose. Il saluto con la manina. Si possono vedere fatte, ecco. Stupisce tutti facendo il messaggio alla nazione leggendo un pezzo di un libro. Che bello. E anche lì grande agitazione, e alla fine si rende conto che ha anche tante cose da dire, non solo da leggere, e il colpo finale è che si mette a scrivere. Non sappiamo, però ognuno può, è aperto il finale, può pensare come vuole, so, che fine facciano poi questi scritti della regina. Una cosa molto carina che dice nel libro è non si mette la vita nei libri, la si trova.
E questo secondo me io lo trovo super condivisibile, perché in realtà ognuno trova quello di cui, quello, l'ho detto già l'altra volta, ognuno trova quello di cui ha bisogno nei libri nel momento giusto, se li legge nel momento giusto. Hai detto una cosa meravigliosa: il potere versivo della letteratura, del libro, delle parole scritte, che ognuno di noi può ritrovare, può scontrarsi e poi farseli propri tutte queste idee, questi pensieri. Perciò è veramente, condivido e sottoscrivo, Elios. Sì, anche perché poi quello, appunto, magari ci ripetiamo un po' rispetto all'ultima volta, però lo stesso libro letto a distanza di un anno o anche meno da ognuno di noi può suscitare diverse sensazioni, lo si può interpretare anche in modo del tutto differente. Beh, certo che poi un libro così, Anna, tra tutti quelli che ci hai consigliati ce l'abbiamo già in lista, perciò sono nella nostra pagina prenotazioni, però questo qua lo mettiamo immediatamente, anche perché c'è di mezzo un bibliotecario, no? E c'è di mezzo uno che non era nessuno all'interno e poi è diventato il consulente letterario della regia. Perciò, ragazzi, attenzione, perché chi può dirla, la nostra Anna alla corte, a Buckingham Palace, alla corte della regina Elisabetta? No, è un attimo, se vogliamo abbinare libro e film, in questo caso non c'è il film di questo libro, ma ci sono i film di altri libri di Bennett. Uno è La pazzia di Re Giorgio e l'altro Gli studenti di storia. Il sentiero non l'ho letto, La pazzia di Re Giorgio l'ho letto, è un libro molto particolare, quindi se uno non ha voglia magari di leggere, anche se i libri di Bennett sono piccolini, questo è un grandissimo vantaggio per, diciamo, favorire la lettura. In questo caso niente mattoni come l'altra volta. Va bene, è ora della canzone? È ora della canzone. Assolutamente, sei stata chiarissima come al solito e hai suscitato quello che bisognava suscitare, curiosità, in maniera fantastica, un momento di promozione, alto momento di promozione alla lettura. Grande Anna. Bellissimo, bellissimo, brava Anna, davvero, anche i miei complimenti, brava. Va bene, grazie, adesso... Musica, è stato nel British sempre anni 80, perché quello è il mio filone. Sentiamo The Smiths e la canzone un po' dissacrante, perché The Queen is Dead. Ciao Anna, grazie. Ciao. Eccoci rientrati dopo la canzone che ci ha presentato Anna, che a me la cosa che più mi piace di Anna, oltre ai libri che oggettivamente sono, ti mette addosso una curiosità pazzesca, ma è la musica che tira fuori Anna, e passa da Jamiroquai a The Queen is Dead, è pazzesca, grande. 35 minuti passati dall'inizio di questa Biblio Boom, siamo alla 23esima di questa stagione, e Elios, un super ospite. Eh sì, è arrivato il momento del nostro super ospite. Questo super ospite lo conosco da un paio d'anni, da quando abbiamo cominciato a fare qualche progetto assieme. Il nostro super ospite è Alberto Raimondi, della Biblioteca di Arese, ed è il coordinatore del gruppo gaming CSBNO e membro del gruppo gaming IB. Buongiorno Alberto. Buongiorno Elios, buongiorno Francesco. Ciao Alberto. Buongiorno, buongiorno. Che meraviglia, ma voi immaginavate solo 30 anni fa una biblioteca con dei giochi dentro? Io no. Pure coi dischi, no. 30 anni fa la sognavo, perché correvo nella biblioteca di Lainati a cercare i libri game. I libri game, quelli lì, li avevi i libri game? Allora, hai mai provato? I libri game per me erano tutti quelli, quelli di Rodari. Io ricordo i primi libri game che avevano i tre finali e poi ti dava la possibilità di poter scrivere il tuo finale, perciò non erano i libri game nativi, diciamo, ma era un modello, un modo che mi ha fatto un po'
crescere con la voglia di, infatti questa piccola cosa la faccio sempre anche quando leggo un libro, il mio, un po' il mio finale, perché mi rimane da questa esperienza rodariana fatta i 40 anni fa, dai, diciamo. Una sorta di libro game, infatti. Noi Alberto oggi ti abbiamo invitato un po' per sfatare, diciamo così, il mito che la biblioteca è solo e soltanto libri, e poi anche per presentare un po' tutto quello che si è fatto e che si farà anche nelle biblioteche, tutte le biblioteche che fanno parte del gruppo gaming, diciamo così. Quindi ti lascio la parola per spiegare. Ho tutta la mattina? No, ma assolutamente il tempo giusto, quello che è per raccontare questa novità, questo cambio di mentalità, perché al di là di inserire dei giochi, però veramente c'è da cambiare modo e approccio in una biblioteca con il gaming. Esattamente. Ma fondamentalmente il motivo per cui il gaming, quindi giochi da tavolo, videogiochi, entrano in biblioteca, il primo è sicuramente che le biblioteche stanno sviluppando un percorso di innovazioni, per cui non sono solamente risorse informative e collezioni di materiale, ma diventano un luogo della socialità e dell'incontro. Dentro questo contesto giochi e videogiochi entrano in biblioteca diventando appunto uno strumento di socialità e legittimando così anche il proprio valore culturale, e in questo modo non è più solo, diciamo, esce dalla dimensione a volte un po' limitante di un qualcosa solamente legato al mondo dell'infanzia, e il risultato è che adesso in diverse nostre biblioteche si gioca, e si gioca tutti insieme, perché poi il gioco diventa intergenerazionale, mettendo insieme le famiglie, gli amici, i piccoli, i grandi, in un percorso che finora ci ha dato, direi, diverse soddisfazioni. Allora, a livello di CSBNO siamo partiti. Il tutto è partito da una chiacchierata negli uffici della sede tra me e il direttore Gianni Stefanini e il responsabile del sistema biblioteconomico Rino Clerici, che ho anche piacere di ricordare in questo momento. Grande Rino. Lui sapeva che comunque io su questo argomento nel frattempo iniziavo a formarmi, iniziavo a vedere le esperienze di altre biblioteche, e siamo partiti il percorso lungo, perché ti sto parlando di 6 anni fa. Abbiamo cominciato a fare formazione con un primissimo convegno organizzato dal CSBNO nel 2015, e poi progressivamente le biblioteche hanno iniziato la prima gaming zone nella biblioteca di Pero, però ancora io, non per insomma il mio però c'ero ancora io, l'abbiamo inaugurata, e poi ci sono venute dietro a ruota molte altre realtà, tra cui la biblioteca di Arese, nella quale lavoro attualmente, la vostra biblioteca di Sesto e tante altre. Io credo che a questo punto saremo circa una ventina di biblioteche che a vario titolo hanno incrociato un po' introdotto il gaming, chi magari solo con i giochi da tavolo, chi giochi da tavolo e anche videogame, chi magari è anche solamente qualche iniziativa di taglio ludico. Possiamo dire che adesso siamo una ventina di biblioteche, quindi un numero importante. A livello un pochino più grande, visto che Elios mi hai presentato giustamente anche come membro del gruppo AIB, negli 7 anni, quindi 2014-2015, c'erano state le prime adesioni all'IGD, International Game Day, che è un appuntamento internazionale creato dai colleghi americani, e anche lì, con un lavoro lento e continuo, siamo arrivati all'edizione 2019,
dove in quel sabato di novembre ben 248 biblioteche in Italia giocavano. E direi che nel 2014 erano 10, quindi siamo cresciuti in maniera esponenziale e da nord a sud. Ovviamente vabbè, la Lombardia come sempre fa sempre la parte del leone, ma anche le altre regioni se la sono cavata benissimo e quindi sono molto contento. Ecco. Non sono stato troppo ho fatto una buona sintesi. No, va benissimo, ci voleva un momento di presentazione di quello che è, sono che le tue che attività. Il gaming, anche perché non è semplice. Io appunto faccio parte di anch'io di questo gruppo, abbiamo fatto un po' di cose assieme anche con Francesco, e non è semplice come portare avanti questi progetti. Sicuramente io oramai, cioè, che lavoro in biblioteca sono poco più di 2 anni, è stato fatto tantissimo rispetto a questo argomento, però non è sempre facile far capire a quelli che pensano la biblioteca solo come un luogo dove si possono trovare libri, che non è così. E una volta, adesso possiamo citare anche un episodio che ci ha visto assieme Francesco, abbiamo organizzato un torneo di videogiochi all'interno della biblioteca che ha avuto un grande successo, perché avevamo portato all'interno della biblioteca ragazzi di ogni età che quasi non sapevano nemmeno dove fosse la biblioteca. Quindi dal nostro punto di vista aver portato tanti ragazzi in biblioteca, averli fatti socializzare, era un grande successo. Però poi abbiamo ricevuto anche grandi critiche, non tante, per carità di Dio, però alcune critiche, forse una, ecco, diciamo che forse era una, non tante. Un signore però che è andato a lamentarsi alla grande delle attività. Noi in maniera gentile gli abbiamo detto che la biblioteca era oramai una piazza, un agorà, un modo per incontrarsi, cioè veramente abbiamo preso le tue parole e le abbiamo riportate a questo signore, però il signore aveva la percezione di una biblioteca che era quella che doveva essere la biblioteca del silenzio, la biblioteca del libro, la biblioteca era quasi infastidito di sta cosa. Invece il grande risultato di quella giornata è che abbiamo visto persone, personaggi che erano venuti per aderire e partecipare a questo piccolo concorso di videogioco e mai visti prima in biblioteca, gente che si è fatta la tessera, gente che ha conosciuto uno spazio, ma uno spazio anche per socializzare. Noi abbiamo avuto qua ospiti un sacco di ragazzi e loro la percepiscono così la biblioteca. Certo che per i bibliotecari è fondamentale anche l'importanza della promozione alla lettura, però uno spazio in città come le nostre, dove ci si può incontrare, si può diventare grandi amici, dove lì possono nascere cose meravigliose, secondo me è uno delle mission delle biblioteche di questo periodo. No, esattamente, ma avete fatto una bellissima iniziativa. Abbiamo perso. No, però ci tenevo a dirlo perché veramente i ragazzi che stanno che frequentano le biblioteche adesso, finalmente, grazie a queste connessioni, no, tra bibliotecari, riusciamo anche a percepire le loro esigenze. E perché non metterci a disposizione rispetto a queste esigenze, Elios? Sono dei modi per poter aggiungere attività, servizi a quelle che quasi concordate con l'utenza, con il pubblico. E per me questo è un grande motivo di fare cultura dentro una città, Elios. No. E poi per me non c'è cosa più gratificante, più bella nel vedere ragazzi che vengono in biblioteca per socializzare, per conoscerci e per avvicinarsi alla cultura, magari in un modo non come possono pensarlo tutti quanti, solamente attraverso i libri, che sicuramente è un qualche cosa di importante, però in biblioteca è bello anche pensare che non c'è solo questo. Quindi abbiamo organizzato anche molte iniziative con i giochi, tornei di biliardino piuttosto che tornei di carte
che utilizzano molto i ragazzi in questo periodo. Abbiamo organizzato anche dei concerti, quindi possiamo mettere dentro anche la musica. E se, io ripeto, secondo me non c'è cosa più bella che vedere che i ragazzi vengono per fare qualche cosa legato a qualcosa di culturale, e soprattutto si conoscono e diventano, si creano nuove amicizie. Voglio ripetermi per l'ospite che avevamo perso durante, adesso si è riconnesso. Una biblioteca adesso non secondo parte. Me deve essere anche quello che è un po' l'esigenza del pubblico. Adesso non è che dobbiamo esasperarla questa cosa, però se individuiamo, se notiamo delle piccole richieste, secondo me il nostro dovere è anche quello di poter garantire novità, e lo fai partendo da chi ti fa la richiesta, e su questo non mi sposto di un centimetro. No, ma hai pienamente ragione, e tra l'altro voglio ricordare che il manifesto UNESCO, che è un po' il nostro faro, no? Per noi bibliotecari, ci ricorda che il materiale che abbiamo nelle nostre biblioteche deve essere rispondente ai tempi che viviamo, ovviamente alle collezioni storiche, deve essere contenuto in memoria, ma c'è questo aspetto molto importante, quindi noi dobbiamo saper essere attuali nella nostra proposta. Ecco qua. Allora, sì, una domanda, Elios, posso una domanda al volo, e poi perché ci stiamo. Allora, quali sono le novità? In che modo vedi tu il gaming all'interno di una biblioteca? Qual è il tuo sogno? E che domanda? Io poi ti posso dire il mio. Guarda, io spero più che un sogno legato al gaming, è un sogno legato a chi frequenta le biblioteche. Mi piacerebbe che i ragazzi, anche quelli che magari sono rimasti un po' indietro dalla scuola, dalle opportunità, trovino nelle biblioteche uno spazio e degli stimoli e altre persone con cui relazionarsi, perché il problema oggi è veramente quello che intanto di una solitudine si colpisce ovviamente le fasce più deboli, e a volte sono proprio i ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di esprimersi. E quindi penso che attraverso il gaming, non solo attraverso il gaming, perché il gaming è anche un approccio diverso ad affrontare un'esperienza, un approccio ludico anche ad affrontare, perché no, imparare una professione. Forse questa può essere una strada, ci vuole pazienza, ci vogliono buoni maestri, ci vogliono persone che si aprano anche all'ascolto. Quindi il mio sogno, più che sui materiali, perché quelli basta acquistarli e avere la buona volontà di metterli fuori, è più sulle persone. Bravo, mi è piaciuto un sacco quello che hai detto, Alberto, davvero, sì, sarebbe, è un po' anche il mio di sogno, quello che diventi un luogo interattivo dove anche ragazze, non solo, si costruiscono assieme anche i progetti della biblioteca. No, magari la facciamo una puntata, come vorresti che fosse la tua biblioteca. Magari ti rinvitiamo, Alberto, non è da escludere. Ti vengo molto, molto volentieri. Allora, Alberto, una cosa che è tipica della... No, vai. Alberto, no, stavo dicendo che qualcosa tipica di questo programma è che... Poi Francesco tiriamo sempre lunghissimi, ma proprio tanto. Quindi adesso volevo chiederti un libro da proporre inerente un po' a tutto quello che ci siamo detti, da consigliare ai nostri amici ascoltatori. Guarda, siccome il limite a volte è proprio la conoscenza, io proporrei il libro Video Games, scritto da Samuele Perseo, che lavora già nel mondo
dei videogiochi è Davide Morosinotto. È uno degli... ci sentiamo malissimo adesso, mannaggia, non so se scrittori per ragazzi. Sì, sì. Infatti ti sentiamo male, ti sentiamo male, però Elios ha sicuramente memorizzato il consiglio alla lettura del nostro ospite, e dobbiamo salutarlo. Alberto, mannaggia, non ti sentiamo più e mi spiace tantissimo salutarti così, ma magari poi ci risentiamo un'altra volta con una connessione migliore, perché ti abbiamo proprio perso. Quindi Francesco, che dici, lanciamo un'altra canzone? Il prossimo brano, ma salutiamo il nostro eccellente ospite che ci ha dato la possibilità di... Va bene, vi ringrazio moltissimo per l'opportunità che mi hai dato. Ciao, a presto! Ciao Alberto, grazie! Quando vuoi. Iniziamo a divertirci perché ci spostiamo in quella che è la nostra visita in Europa. Settimana scorsa è stato il nostro Elios che ci ha portato in Inghilterra con la nostra amica Antonella, e oggi invece io in Portogallo. Siamo a Lisbona. Ciao Barbara! Ciao, buon dia. È un giovedì, così così, nel senso che abbiamo avuto una settimana di pioggia assurda e stiamo sperando in novità. Come da voi il tempo? Qua invece è bello, e oltretutto, ma non è solo il tempo nel senso atmosferico, quanto l'atmosfera che si vive, perché giugno è il mese delle grandi feste a Lisbona. E questa settimana specialmente, questo sabato, si festeggia il patrono, Sant'Antonio, e quindi c'è, purtroppo quest'anno, dovuto alla situazione, non ci sarà tutto quei festeggiamenti che ci sono, ma cercano in qualche modo di mantenere tutti sempre online, organizzano sempre incontri per riuscire a mantenere questo grande entusiasmo. Quindi se verrete qua il prossimo anno, a giugno, anzi per chi dovesse venire, durante tutto il mese di giugno c'è sempre una festa, specialmente questa settimana che va dall'8 al 13, Lisbona si inonda di colori, di festoni, vi ricordate quei quartieri di cui vi ho parlato, Alfama, Belo Alto, tutte quelle zone lì caratteristiche nel centro di Lisbona, quei vicoli bellissimi, ecco, lì sono tavolini all'aperto con grandi colori, grandi festoni, musica, balli. E si mangia, anche le tarde, comunque alla brace in continuazione, grigliate, vengono proprio via in continuazione, dalla mattina alla sera. Barbara, ragazzi, ma allora il mese che tu consigli è giugno? Se ti piace il casino, sì. Ah, se ti piace il casino, sì. Risposta. E allora... No. Lisbona è comunque, ma qualsiasi paese è bello in qualsiasi periodo, secondo me, non dobbiamo stare lì a vedere, quando si ha voglia di viaggiare è bello tutto e si apprezza tutto. Lisbona sì, è giunta ancora bella perché comunque non c'è quel caldo, forse anche se è vero che poi quel caldo qua non c'è mai quel caldo come in Italia, quelle estati afose, assolutamente no. Quindi cioè, te la godi comunque, anche perché poi adesso domenica si sposano come tradizione le spose di Sant'Antonio, i matrimoni di Sant'Antonio. Ci sono 12 o 13 sono le coppie che si sposano, che sono scelte dal comune, sono quelle famiglie che hanno meno possibilità economiche, e quindi vengono scelte, vengono tutti i preparativi, la festa. Poi è meravigliosa sta cosa. Viene dato, viene offerto proprio per Sant'Antonio a queste 12 famiglie, 13, sono, prima all'inizio erano 22, poi via via sono state scalando. Ed è bellissimo, sì, perché oltretutto, a parte che tu accompagni, infatti accompagneremo, spero ci siano ancora viste le ultimissime che erano ancora in dubbio come fare quest'anno. E tu dove ecco, ti collochi in questi giorni? Dove allora, vai? Cosa farai? Hai già organizzata? In spiaggia. No. Io mi sto godendo la spiaggia. Vedi che sono un attimino più abbronzata. Sì, vede. L'altra volta mi è venuto il messaggio, ci sei per... Io stavo andando in spiaggia, ho detto, guarda, un attimino di pausa, faccio un salto in spiaggia, mandarmi qualcosa e poi torno a casa. Beh, sono andata in spiaggia,
mi sono tuffata, ho mangiato qualcosa e sono tornata a casa con una brava lavoratrice che si mette col suo computer e continua. Ma hai fatto anche con una nostra, devo dire, hai una, vai, vai, volevo dire che una nostra collega Laura, tra l'altro, mi ha mandato un video che gli avevi mandato con i delfini, tu, ma dai, tu eri lì, bella bella sulla spiaggia mentre passavano, sì, i delfini. Allora, quello lì perché vi ho pensato, perché lì ero alla Expo ed era proprio appunto su quelle zone di cui abbiamo parlato l'ultima volta, la foce del Tago, che c'è ancora quel bellissimo, molto largo ancora lì. E avete visto pure i pescatori, c'erano, cioè c'era questo contrasto, il pescatore, poi c'era questo meraviglioso edificio, questo questa architettura assolutamente moderna, però poi c'era il pescatore con gli occhialini per cercare di capire dove entrava da una cosa e l'altra, e c'erano i delfini che passavano, dai, ma è una scena unica, meraviglioso, l'abbiamo vissuta grazie al tuo video, veramente è stato fantastico. Allora, no, mi dicevi, no, grazie, sì, al di là della spiaggia, in questi giorni di festa, dove ti collochi? Andrai a questa festa del matrimonio di Sant'Antonio? Allora, quest'anno purtroppo la guarderemo in televisione, perché al debutto e a queste restrizioni che ancora un po' ci sono, un po' anche se non sono per niente osservate dalle persone, purtroppo si stanno tutti un po' lasciando andare un po' troppo, non so cosa stia accadendo lì, ma siamo tutti con voglia di, ecco, lo stesso, immagino. Però ce la godremo. Oltretutto, la notte prima, anzi ti dirò, tra il venerdì e il sabato, quindi già domani sera, ci sarebbero state le bellissime marce anche di Sant'Antonio. Sono tutte i piccoli quartieri di Lisbona, si organizzano, immagino che sono marce tradizionali, dove, cioè di tradizionali sono le musiche, però poi ogni anno questi gruppi folkloristici preparano la marcia, quindi sulla coreografia, con dei temi anche a livello di indumenti diversi ogni anno, sempre richiamando quelle che sono le tradizioni portoghesi, ed è pienissima di colori, che sulla grande avenida, dalla grande viale principale di Lisbona, e poi via via passano in tutte queste stradine e si fanno vedere. Io figurati che accompagnavo tempo un annetto fa, quando lavoravo ancora in una squadra dove c'erano dei sordi, c'era un ragazzo che è sordo e che comunque aveva da sempre, la sua famiglia era legata a uno di questi quartieri, in questo caso la Moreria, e accompagnava lui stesso queste marce, e quindi mi aveva chiesto se poteva andarlo ad aiutare, giusto per imparare i primi passi, andare un po' a interpretare, aiutarmi in queste cose, e lui via si andava, guarda, ma una cosa meravigliosa, proprio turistico, cioè, dove tutti sono, non solo turisti, chiaramente molto vissuta anche dal turismo, ma c'è veramente i portoghesi, cioè è proprio la gente scende in strada in questo periodo, non è più la zona turistica ed è bellissimo. Oltretutto tutto con profumo, sai qual è il regalino di questo periodo? La piantina col basilico, te la offrono da tutte le parti, perché appunto richiama la tradizione, esatto, e ci sono addirittura, creano questi troni, diciamo, i troni di Sant'Antonio, per ringraziarlo dopo il famoso, ti ricordi Elio, si è parlato del terremoto del 1755, per ringraziarlo poi per averli portato, e quindi gli offrono di tutti e di più per ringraziare di questa sua benevolenza, volere ad aiutare chi ne aveva bisogno, e quindi tutti questi altarini coloratissimi con sia oggetti particolari, ma anche proprio beni alimentari che offrono per ringraziamento. E queste piantine di basilico si comprano ovunque, che poi le pianti in giardino, le tieni in casa, ed è il periodo di questo. Cosa succede alla fine di queste feste, di queste giornate? Che ragazzi, devi andarti a buttare in lavatrice tu, i tuoi vestiti e tutti quelli che sono venuti con te, perché si puzza di sardina, che è una cosa quando torni a casa, perché ovunque sei proprio preso da questi da queste grigliate bellissime, accompagnate dal fado, dove oltretutto ci sono, ti dico, non è il fado, sì, ci sono artisti che cantano nelle strade, palchetti organizzati, però anche molto, per dire, si esce di colpo da questo ristorantino, la cuoca che era dentro e ti canta un fado con una voce fantastica, di colpo, quei due minuti resta di lei a cantare e tutti la guarda, ma è una cosa meravigliosa, vale la pena. Beh, Francesco, una dobbiamo volta assolutamente andare a verificare però, tutto ciò che ci sì, si infatti no, non è verissimo. Io, guarda, da due anni non andiamo più perché ce le godiamo le sardine in altro modo, non in questa settimana, ma comunque per farvi, cioè per provare questa settimana vale la pena provarla.
la settimana proprio di Lisbona, delle feste di Sant'Antonio. Però certo, bello, devi essere pronto a sgomitarti, cioè devi proprio lasciarti andare, farti trascinare da questa folla di... Ma è bello, non è una folla per niente aggressiva, una folla con voglia di molto gioviale, con voglia di divertirsi, con voglia di cantare, voglia di festeggiare, non c'è assolutamente... è bello per questo. E dai, profumi dai, a non dai, finire, specialmente di pesce. È meraviglioso. Anche qui, anche a questo. Va bene, allora noi come al solito, sì, quando, come al solito quando c'è Barbara andiamo a finire sul... ma perché ci conosce oramai, sa che siamo dei ghiottoni alla ricerca di novità anche culinarie, festaioli, perché ci piace anche la movida, come dice, come la chiama Elias, anche se non sbevacchiamo, uno col mirtillo, l'altro con la birra analcolica, non so dove bisogna andare. Vabbè, ma va bene lo stesso. Però sai che sempre è stata qua in Portogallo, ha molto legame con quello che era l'India, e dovuto appunto ai grandi viaggi. E allora ci sono anche, c'è molta gastronomia indiana, e io adoro in modo particolare quelle sciamuzze. Le sciamuzze, sì, cose sono? Questi triangolini pieni di cose buonissime, piccantissime, che tu io ne mangerei in continuazione con dietro una birretta. E allora cosa succede? Tempi fa, cioè già da anni, era successo proprio nelle feste di Sant'Antonio. Mi raccontò una mia amica che era stata a Sant'Antonio, che c'era un localino, una famiglia di origine indiana, che aveva durante queste feste aveva pensato di aprire la finestra e cucinare, friggere queste sciamuzze e offrire alle persone che passavano. E da lì è diventata anche la sciamuzza una cosa che si mangia in questo periodo in modo particolare, ed è sempre presente nei ristoranti ovunque in Portogallo, proprio come insieme a quelle crocchette di cui abbiamo parlato, c'è sempre anche quella la sciamuzza. Ed è proprio proprio questo grande. Ovunque vai, il cibo rimane come uno dei modi più naturali, più spontanei per fare nuove amicizie, per condividere. Si parte dal cibo, poi si condivide un po' tutte esperienze. Racconti. E in questo caso il cibo proprio dato, nel senso, noi nella nostra tradizione facciamo questo, sono molto buone, provatele. Così, con molta semplicità, le offriva dalla finestra, prendo la finestra che dava sulla strada, offriva queste sciamuzze alle persone che passavano, ed era, e così è stata, così è rimasta, bellissima. Bello. Dai, e ci sono ancora le signore alle finestre che offrono, che si mettono lì a dare le sardine quando passi, ora le mangiano, sì, io le mangio. Beh, perché ci si dovrebbe rifiutare. Anch'io le mangerei, assolutamente sì, sì. Ma senza tarattire e senza niente, non fate gli italiani che vengono qua e tolgono la pellina e cercano se ci sono le spine o no. Lì si mangia. Hai scelto quelli sbagliati. No, Barbara. Lì proprio te la danno sul pane e la mandi giù diretta e con tutto quello che viene dietro. Poi quando non siamo in diretta ti racconto che cosa ho mangiato io, anche sicuramente anche Francesco, vedrai che non siamo quei tipi lì. Barbara, torniamo un po' a quello che ci piace, anche a altre cose che ci piacciono. Consigliaci un libro, un qualcosa. Sai cos'è che mi era venuto in mente quando, perché io quando, specialmente in queste feste, a me piace sempre, io di solito quando sono in mezzo alla gente, molte volte dico, non avete mai la sensazione di sentirvi soli? Cioè quando siete in mezzo alla gente di colpo vi sentite soli? No, voi siete di quelli che vi sentite sempre bene. No, cioè no, beh, capita, bene, no, però. Scusa. Che può capitare. Adesso non so se sentirmi solo qualcos'altro, però no, sempre bene, no. Sai perché? Sono andata dietro nel tempo, ai tempi della libreria, mi ricordo che il periodo era questo, delle feste, era giugno, e si invitò Paolo Giordano, sì, che penso che anche voi l'abbiate lì, avevo fatto un escurso lì nella vostra, nel vostro catalogo, sì, quando presentò ai tempi era La solitudine dei numeri primi, sì. Sì. Che era fantastico, e oltretutto mi ricordo che nell'ultima puntata con Antonella parlaste un po' di quello che erano le differenze, siamo differenti, siamo uguali, che io questa cosa di dire caro Francesco siamo tutti uguali non è vero, no, perché non dire no, siamo differenti, e il bello è proprio questo.
capito. No, no, che io, però era, era legata frase, tutti uguali. No, sì, io era legata alla libertà e siamo tutti sì, uguali e tutti dobbiamo attingere a quelle che sono le leggi sulla libertà. Poi certo che ognuno di noi, io sono un mangione e magari c'è qualcuno che non piace il cibo, poi quelle libertà, queste, queste cose qua sono però diverse. È però è proprio bello avere la voglia proprio di conoscersi viaggiando, scoprendo attraverso, come dice anche sulla gastronomia di Piazza Maelli, quello che facciamo, quello che ci piace, quello che è la nostra cultura, proprio queste differenze che ci uniscono e che ci rendono veramente uguali, uguali perché a tutti piacciono queste, tutti abbiamo proprio delle, delle siamo fatti di questi, di, tutto rientra, siamo fatti di questi fattori, siamo fatti di queste cose, rientra, ognuno ha il suo modo di leggere e di vedere. La diversità vista così, assolutamente, anch'io sono d'accordo con te. L'importante, come diceva anche, anche Francesco, come diceva Antonella l'altra volta, che sicuramente sarai d'accordo anche te, sì, che ci siano dei punti fermi, dei punti di partenza dove tutti partono dal, dallo stesso punto. Esatto. Devono essere delle basi da cui non si può prescindere. No. Poi esatto, viva le differenze e viva le diversità, assolutamente. Sì, beh, e questo libro mi ricordo quando è stato presentato, che ce l'ho ancora qui oggi, l'ho ripreso, l'ho rifogliato, e era stato, mi ricordo che mi ha molto, ai tempi mi aveva interessato, poi non l'avete letto sicuramente, o comunque chi non l'ha letto lo legga perché vale la pena. E, perché in modo particolare accompagna questi due giovani che proprio sin dall'inizio abbiamo l'impatto con due sequenze della loro vita quando erano ancora bambini e che interferirà in tutto quello che è la loro crescita, quindi li conosciamo più adolescenti, giovani fino a diventare adulti e come questo, mentre uno diciamo abbiamo il mentre Mattia rifiuta quello che è il mondo intorno a lui. Mattia che aveva a sua volta era gemello di una bambina ritardata e dovuto a questo lui sente, vede e interpreta il mondo intorno a sé secondo determinati parametri, quindi lui rifiuta il mondo che lo circonda, mentre Alice che è l'amica che lui poi viene a conoscere, quest'altra bambina che conosciamo all'inizio piccola, sono in due vite parallele distanti ancora, che invece si sente rifiutata da questo mondo e in qualche modo questi due hanno in comune, qua ritorniamo all'uguaglianza, nonostante abbiano avuto questa vita, cioè quello che li ha fatto soffrire allo stesso tempo per il bene che gli ha portato questa differenza durante tutta la vita, li fa riunire senza mai però arrivare a potersi veramente, senza mai potersi, come dice anche Progiorano, senza mai riuscirsi ad accarezzare come avrebbero voluto. Però è bellissimo vedere come è tutto interpretato. E mi ricollego un'altra cosa che ho detto Elio l'ultima volta, che tu dicevi i film molte volte ci disilludono, no? Rispetto a quando leggiamo un libro. Sì. Esatto. E io infatti ho letto un articolo in cui parlava del perché leggere i libri. E diceva che ogni volta che noi leggiamo un libro, ognuno di noi interpreta e dà una fantasia al libro, cioè l'immaginazione, tutto lo immagina in un certo modo. Automaticamente, quando noi non siamo più abituati a leggere, tipo io vedo molto anche mia figlia o comunque amici, non più abituati a guardare immagini, avere le informazioni in questo modo, avere tutto il fast, qualsiasi cosa, seppur comunque in qualche modo accompagna una lettura, ma hanno anche molto l'immagine. L'immagine, secondo me, cosa succede? Che dopo un po' toglie il bello che ti dà la fantasia, cioè l'immagine dopo tacche te la danno loro, non ti lasciano più pensare, ti lasciano più immaginare la realtà e forse in questo senso il film può disilludere, sto parlando giù bene? Disilludere, certo, deludere, assolutamente. Deludere. Ok. Lascia meno spazio alla fantasia, sicuramente abbiamo sforato alla grande, ma oggi ce l'eravamo detti con Elios, dico con Barbara, gran finale e ci prendiamo qualche minuto in più, perché è sempre veramente interessante poter... L'abbiamo chiamata anche tardi. Sì, sì. È sempre bello.
bello poter, come dire, interpretare un po', e poi vedi, lei è un'attenta ascoltatrice, perciò ci riprende, no, cioè non è che ci bacchetta, ci bacchetta, no, non è vero, non riprende un po' le discussioni, perché è giusto che sia così. Ma questo è modo, questo è modo di fare radio, e questa è la modalità di fare radio con Biblio Boom. Ecco perché Barbara, Antonella, le nostre due amiche che si collegano dall'Inghilterra e dalla Portogallo, da Lisbona e da Londra, sono un punto fermo di Biblio Boom, con i loro consigli, ma anche con le modalità, le nostre modalità per rendere importante e raccontare esperienze che arrivano da tutte le parti d'Europa. Però è giunta, è giunta l'ora, è giunto il momento di salutarci. Io spero di venire sicuramente a consumare le sardine che ci vengono offerte dalle persone lì in giro, così, senza se, senza ma, non voglio sentirne parlare, non voglio pensare a nulla, perché secondo me usi, culture, cultura e tradizione sono il meglio che il popolo possa regalare quando vai a trovarlo, quando vai a, e soprattutto l'ospitalità. Io so che in Portogallo è così. In Portogallo è così. Essere pronti ad accettare senza tirarsi indietro. Io devo chiudere la finestra perché c'è il mio vicino che ha già messo musica popolare ad alto volume. Vedi cosa succede in questo periodo. Che bello. Ma noi dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere la trasmissione, ma prima dei saluti mandiamo un bellissimo brano di Alex Britti. Ciao, ciao Barbara, grazie. Presto, ciao, ciao. Ciao Barbara. Salutaci vicino. Ciao. Le donne di Alex Britti, perché sto giro di arpeggio all'inizio di questa canzone è sempre meraviglioso, cioè non so. Sì, oggi l'hai scelta quasi tutta te la musica, Francesco, e ti faccio i miei complimenti. Bravo, bravo, bravo. Allora, siamo rientrati dopo questi racconti di grigliate, di sardine. C'è in ballo, è ancora una grigliata tra di noi, Francesco, non dimenticata. Appena si può immagina tu che l'hai promessa a me la grigliata, se ti farò dimenticare di questa cosa qua, assolutamente. hai ragione anche te, Francesco. Siamo arrivati alla fine, ovviamente in ritardo, dammi ancora un minuto che ridiciamo un po' tutto quello che è successo e tutto quello che è stato consigliato anche nella 23ª puntata di Biblio Boom. Allora, siamo partiti da la prima nostra ospite è stata Anna, giusto? Anna? Ebbene sì, allora Anna ci ha consigliato La sovrana lettrice di Alan Bennett, e poi ha buttato dentro un po' così al volo un libro che ci sentiamo di consigliare anche quello, che è La pazzia di Re Giorgio, che è sempre tratto da un libro di Alan Bennett, non dal libro che ci ha consigliato, ma da un altro libro. Poi abbiamo avuto ospite il nostro amico Alberto, responsabile dei gruppi gaming del CSBNO. Alberto aveva da consigliarci un sacco di libri, poi purtroppo c'è stato qualche problema di sintonizzazione, si dice connessione, quindi vi dico io di andare sul catalogo CSBNO e di spulciare un po' nella sezione giochi da tavolo, dove potete trovare tutti i giochi presenti in biblioteca e poi anche dei libri sui giochi, sui videogames che sicuramente saranno molto interessanti. Poi la nostra amica Barbara da Lisbona invece ci ha consigliato La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, un gran bel libro che mi sento di consigliarvi anch'io. Assolutamente. Penso di aver detto tutto, Francesco, quindi siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata e possiamo dare appuntamento per la diretta a giovedì prossimo, sempre su queste frequenze della nostra web radio Sesto Network, e martedì e venerdì invece andranno in onda puntate registrate
di Biblio del, siamo del... arrivati a 23, quindi sì, chi ad... più ne ha più ne metta. Ci sarà la terza da quando è iniziato Biblio Boom, già venerdì, cioè domani. Ok, allora ragazzi, è stato un privilegio, Elios, poter stare insieme a te e raccontare di della cultura, di biblioteca, di gaming attraverso Biblio Boom, e adesso è ora di salutarci. È stato bello e alla prossima. Grazie a te Francesco, è stato un piacere, alla prossima per la diretta giovedì prossimo. Ciao.